Ottavio Paladini, un punto comunque che serve per muovere la classifica, però per quanto visto nel primo tempo ci si aspettava anche nella ripresa di vedere lo stesso Teramo, cosa non è andato nei secondi 45 minuti. Ma non è che se nel secondo tempo non ci abbiamo provato, anzi, forse diciamo che siamo stati più prevedibili, abbiamo provato a cambiare anche qualcosina mettendo Tulli, mettendo Fratangelo, inserendo anche Varas come esterno di destra per spingere un pochettino di più. Loro si sono chiusi ancora di più e è diventata dura, anche se due o tre situazioni importanti ce le abbiamo avute, perché la palla è viaggiata due o tre volte dentro l'area di rigore e lì ci è mancato un po' di cattiveria, secondo me. Questa gara forse ha confermato ancora una volta, non so se tu sei d'accordo, che questa squadra quando deve costruire e fare gioco va un po' in difficoltà, soprattutto con le squadre chiuse in casa, in trasferta, in contropiede, quando può giocare di rimessa riesce spesso a far male alle formazioni avversarie. Ma questo sicuramente le altre partite in casa fatte abbiamo fatto molto, secondo me abbiamo giocato molto meglio sotto il profilo del possesso della palla. Io ti parlo di Pordenone, ti parlo di Bassano, però abbiamo concesso tantissimo. Quindi magari in questo momento abbiamo trovato l'assetto giusto dietro e in mezzo al campo anche, ma dietro nel senso di squadra, che siamo belli compatti. Dove dobbiamo migliorare nella fase offensiva, che dobbiamo essere più propositivi e di muoverci un pochettino di più e cercare di diventare meno prevedibili. Un po' anticipato la mia domanda, perché io volevo proprio chiederti questo: a Padova non avevate subito gol, oggi non avete preso gol, questo modulo funziona evidentemente. Ma sicuramente funziona per quanto riguarda la compattezza di squadra. Quello che dobbiamo migliorare è sicuramente nella fase di proposizione, perché dobbiamo essere un pochettino più incisivi, sicuramente sì. Prossimo turno ancora in casa al Bonolis, qui con l'Albino Leffe. Albino Leffe, squadra che probabilmente non verrà certo a fare la partita. Incontrerete probabilmente un'altra squadra che cercherà di chiudersi, di portare via, di strappare il punto. Sì, sarà un'altra partitaccia, perché anche loro, perdendo oggi in casa, magari si ritrovano invischiati nella zona magari bassa, e quindi dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita, non concedere niente agli avversari e migliorare quello che abbiamo detto prima, cioè essere più propositivi e cercare di essere più pericolosi possibile. L'ultimo Ottavio, oggi abbiamo visto Gondò non al meglio, anche nelle altre partite non aveva convinto fino in fondo, cosa non va in questo ragazzo, che comunque ha grosse potenzialità. Ma sicuramente deve crescere ancora fisicamente, perché viene da un anno e mezzo un po' particolare, no? In settimana, negli ultimi 2 giorni, ha accusato un problemino e magari questo l'ha limitato un pochettino. Noi da lui ci aspettiamo tanto e cercheremo di portarlo al massimo della condizione, perché abbiamo bisogno di tutti in questo momento.